11 novembre 1961. A Kindu, nell'ex Congo belga, 13 aviatori italiani facenti parte delle forze di pace dell'ONU vengono trucidati dai guerriglieri della fazione di Antoine Gizenga. Il Congo è in piena guerra civile. Insieme a Gizenga si contendono il potere nel paese il presidente Joseph Kasa-Vubu e i katanghesi di Moise Tshombe. I soldati italiani vengono ingiustamente accusati di fornire armi ai secessionisti. I loro resti saranno ritrovati nel 1962, nel cimitero del piccolo villaggio di Toloke. Solo nel 1994 sarà riconosciuta la medaglia d'oro al valore militare alla memoria.